Sempre in Messico abbiamo invitato il prestigioso psichiatra Giuseppe Amara a fare delle analisi per determinare lo stato mentale di Giorgio Bongiovanni. È necessario stabilire il grado di credibilità della personalità dello stigmatizzato. Entonces el cerebro de este cuerpo macrocósmico, que es Dios, no puede permitir esto. La Tierra está sufriendo, el hombre está sufriendo, y muchos hombres están cambiando. Esperamos que somos todos. Mas si el hombre en la sua, hablamos de la humanidad, no se convierte, como dice la Virgen, convertirse a la espiritualidad, entiendo, entonces pasará por una gran sufrencia y después se entenderá. Doctor Giuseppe Amara, usted acaba de... Doctor Giuseppe Amara, lei ha appena terminato di conversare con il signor Giorgio Bongiovanni. Come psichiatra, come specialista, quali sono le sue prime conclusioni riguardo a questo caso? Considero che il signor Bongiovanni stia portando avanti una missione a livello personale, la quale lui si sente portatore di verità tanto antiche quanto moderne. Non deve essere facile la sua missione. Ha il compito di essere un testimone, il testimone di una verità spirituale. Non si riscontra nessuna malattia. È una persona che ragiona con sufficiente modestia, con mente aperta. È interessante la sua tolleranza verso gli altri, la sua normalità nell'essere un testimone vivente che invita a prendere in considerazione qualcosa che nel mondo di oggi stiamo perdendo, la consapevolezza dello spirito. Dal punto di vista psichiatrico io non posso dire che le sue stimmate, le sue idee, la sua fede, la convinzione delle sue visioni siano legate ad alcuna malattia. Il concetto stesso di malattia sta cambiando molto nel mondo di oggi. Io penso che sia necessario avere rispetto e riconoscenza verso queste cose. Io so che per lui è un compito difficile e la cosa più interessante è che è volontario, cioè non si nota un atteggiamento di proselitismo o fanatico e tantomeno viene a ricerca di fama o di prestigio. È una situazione veramente modesta e sana, come in un giardino dove un bel fiore a volte ci può far pensare che non tutto è tragedia, dramma o dolore. Non aiuta lo spirito a essere riduttivi e portare tutto sul piano della materia fine a se stesse. Io penso che un modo degno di vivere sia quello di essere sempre aperti a tutte le possibilità, osservare il libro della vita come qualcosa di inaspettato, così che ad un certo punto avremo la possibilità di affrontare un fenomeno che ci apre altre prospettive. E penso che quest'uomo faccia parte di tutto ciò. Non credo che rientri nella psicopatologia o in alcun tipo di infermità. Categoricamente è un uomo puro, trasparente, semplice. Soffre. Sì, soffre nel suo corpo per queste ferite, ma soffre anche per la condizione del genere umano. Ed è una sofferenza molto sentita, santificante, molto obiettiva. È piacevole parlare con lui, si sente in molta pace, molta calma. Non ho percepito niente di megalomane, di una persona che da sempre sogna di identificarsi in un personaggio come il Cristo, né tantomeno forme di isteria tipiche di un individuo molto nervoso che in qualche modo trasforma in tormento dermico, tormento di tessuti subepiteliali del tessuto connettivo, per esprimere dal punto di vista psicosomatico il suo dolore. Ma non è il suo caso, vista la persona e come vive con accettazione la sua sofferenza, con un sentimento di dignità nonostante possa essere fatto oggetto di ridicolo o di persecuzioni.